Colleghi, benvenuti, conferenza stampa mister Filippo Inzaghi pre Regina Perugia. Cominciamo con Giuseppe Rotta. Ciao mister, volevo sapere le condizioni di Gagliolo e Santander e che tipo di Perugia ti aspetti anche in virtù del nuovo cambio allenatore. Aspetto un Perugia dimesso oppure un Perugia che non ha niente da perdere e quindi giocherà vendendo cara la pelle? Beh, Gagliolo sta bene, Santander purtroppo non ci sarà ancora, speriamo di recuperarlo per la prossima partita. Dispiace perché insomma, è un giocatore per noi importante, stava spingendo bene, ha avuto questo risentimento. Purtroppo quando non giochi per tanto tempo insomma, puoi ritrovare la forma migliore, ma lo aspettiamo e sono sicuro che insomma, ci darà soddisfazioni. Per quanto riguarda il Perugia, è una partita molto complicata, ma come lo è tutta la Serie B non guarderei assolutamente la classifica. Il Perugia ha mantenuto pressoché la squadra dello scorso anno, che è andata ai playoff meritatamente, ha avuto la miglior difesa del campionato ed è la stessa a parte del portiere, ha preso tre giocatori della Cremonese che hanno vinto il campionato molto forti, ha avuto delle vicissitudini, ha cambiato allenatori, probabilmente quando arrivi da un campionato così bello alle prime difficoltà è più difficile reagire, però dobbiamo fare grande attenzione a una squadra, secondo me ho letto tante interviste, alla lunga sarà una squadra che rientrerà in ballo per i playoff perché ha grande qualità, per cui è una partita da prendere come sempre con la dovuta attenzione, però giochiamo in casa nostra, davanti ai nostri tifosi, in casa abbiamo fatto grandi cose, ma per vincere domani ci vorrà la miglior regina. Lorenzo Vitto, Gazzetta dello Sport. Possiamo aspettarci qualche novità nella linea mediana? Novità ci potrebbero sempre esserci, però la squadra sta facendo molto bene. La squadra anche a Parma ha fatto una grandissima partita. Abbiamo perso per dei gol da Polli, ma è chiaro che la crescita della squadra, quei gol lì un altro anno questa squadra non li prenderà più. È chiaro che adesso purtroppo dobbiamo mettere in preventivo anche qualche gol che non dovremmo prendere perché è una squadra tutta nuova, con un nuovo allenatore, con una nuova società, però a Parma la squadra ha fatto una grandissima partita, e meritava di più, ci sono stati dei polli nei gol, però ho l'imbarazzo della scelta, però chi sta giocando sta facendo molto bene, chi entra dà grandi risposte, per cui come sempre ho i miei dubbi e me li porterò domani, ma penso che chi entra può essere più decisivo di quello che inizia la partita, per cui vedremo insomma cosa deciderò. Nelle varie fasi della partitella di martedì, l'unico giorno aperto che ero presente, ho visto all'opera un hobby calatosi bene nella nuova realtà, si è mosso bene, l'ha impiegato tanto, potrebbe essere lui la sorpresa? No, con hobby ci vuole pazienza, hobby non voglio correre rischi inutili, Obi è stato fuori 3 mesi, si allena da una settimana con intensità a 10-15 minuti, per cui se ci sarà bisogno entrerà, se no io penso che dalla prossima partita potrà essere preso in considerazione, anche perché in questo momento a centrocampo ho l'imbarazzo della scelta, stanno tutti bene, avremo bisogno del miglior Obi nelle prossime partite, per cui è inutile adesso correre rischi su un giocatore che viene da 3 mesi di inattività. Lui si sta impegnando molto, però non voglio correre rischi. Giocherà quando lo riterrò al 100%. In questo momento penso che ci può dare una mano se la partita si mette in un certo modo. Controllato Cicciustro, il tuo guarda. Mister, proprio in riferimento ai gol presi a Parma, visto che ha rimarcato questo concetto che aveva già rimarcato nel post partita, io l'ho definita timore da giallo, non so se lei è della stessa idea. No, assolutamente. Sul fatto relativo al fatto che magari è capitato in passato che lei abbia sostituito qualche calciatore dopo l'ammonizione, lì magari serviva un po' più di cattiveria, secondo me di chiara c'era fallo, però poi magari in seconda battuta su Osterwolde magari trattenere la maglia, un'ostruzione, qualcosa di leggero che avesse potuto scaturire magari un giallo rischioso, non lo so se nei giocatori è scattato questo meccanismo visto che in passato è capitato che lei li togliesse, ma magari sono un po' più ecco. No, assolutamente, abbiamo fatto un errore, palla va spazzata e Canotto deve scappare,
cui è stato un errore di interpretazione, può capitare, ma assolutamente io ho tenuto anche in campo gente ammonita. Io è chiaro che ho tante alternative in panchina, a volte con 5 cambi tenere dentro uno ammonito sarebbe come farsi del male da soli, per cui però loro devono entrare, devono prendere i gialli quando è il momento, ma lì non c'era da prendere il giallo, per cui era molto, però come dicevo prima, questa è una squadra completamente nuova. Io mi sorprenderei se questa squadra il prossimo anno prendesse questi gol. Questo momento fa parte della crescita, per questo che dico di stare molto tranquilli a tutti, nel bene o nel male. Io comunque sono molto contento di come la squadra interpreta le partite, di come le comanda, di come va a giocare. Poi sono d'accordo con quello che leggevo in questi giorni, che come abbiamo sempre detto ci sono 3 squadre che non hanno rivali, perché insomma se guardiamo Genova, Cagliari e Parma come budget speso, come stipendi, come c'è poco da fare con queste 3. Noi dobbiamo, leggevo fuori oggi di grosso, dobbiamo inserirci, se riusciamo, inserirsi in quelle 10-12 che vogliono cercare di divertirsi, di fare un campionato buono, di non rischiare di mischiarsi in acque cattive, visto che ci sono tante squadre importanti che soffrono, per cui è un campionato dove bisogna rimboccarsi le maniche, non bisogna esaltarsi nelle vittorie, non bisogna demolarizzarsi nelle sconfitte, al di là che se le sconfitte sono come a Parma, Modena, ci devono dare ulteriore carica, perché quando si perde così, come dico sempre, alla lunga poi le partite si vinceranno. E domani torniamo a giocare davanti alla nostra gente, abbiamo una partita che se non è affrontata nel modo giusto potrebbe rivelarsi più complicata di quello che dice la classifica, però so che i miei ragazzi hanno grande voglia di fare una grande partita. È stata dura digerire una sconfitta con un tiro in porta, e questo ci deve fare crescere, ci deve fare raddoppiare la cattiveria. Dario Bacciglieri, per te. Buon pomeriggio mister. Ciao. No, io volevo tornare alle dichiarazioni post Parma, perché hai detto questa è una sconfitta, se presa nel verso giusto ci fa bene. Possiamo approfondire il concetto, cioè è un discorso legato all'umiltà o a che cos'altro? No, assolutamente l'umiltà no, perché questa è una squadra con grande umiltà e che lavora bene. Io rivedendo la partita rimango dello stesso avviso, se vai su un campo così difficile a comandare tutta la partita, perché insomma ho rivisto, abbiamo avuto qualche occasione il primo tempo importante, non clamorosa, ma l'uomo davanti alla porta l'abbiamo messo noi, il nostro portiere non ha mai sfiorato il pallone, per cui quando perdi queste partite devi essere contento di come l'hai interpretata, di come l'hai fatta, devi essere molto arrabbiato perché è impossibile perdere una partita del genere, però come dicevo prima questo è un anno zero, è nuovo tutto, per cui ci sta che nella crescita di una squadra che lavora insieme da poco tempo si possono perdere anche delle partite che non vanno perse, però questo ci darà ulteriore forza, ci deve dare ulteriore carica, ci deve dare ulteriore consapevolezza della nostra forza, e penso che queste prime partite hanno dimostrato che possiamo giocarcela con tutto, con tutti, e questa, visto da dove eravamo partiti, penso sia una grande cosa. Poi che certe partite che non puoi vincere, che pretesti di vincere, non le devi perdere in Serie B, però ci arriveremo piano piano col lavoro. Rino Tebbala, continuo del Sud. Mister, entrando nei dettagli tecnici, che Perugia si aspetta in virtù delle caratteristiche appunto tecniche dei calciatori e del sistema di gioco di Castori che ormai si conosce bene o male? No, ma so cosa ti aspetterà, sarà una partita complicata dove ci vorrà pazienza, dove dovremmo essere bravi nelle loro ripartenze. Probabilmente giocherà Di Carmine, Melchiorio, Di Carmine e Strizzo, sono giocatori per la Serie B importanti, per cui non mi va di ricordare il Perugia, ma io ho grande rispetto per questa squadra, come dicevo prima, ho grande rispetto per un allenatore che ha vinto i campionati, che è molto difficile da affrontare, però insomma noi giochiamo in casa, abbiamo voglia, penso che dopo una partita come quella di Parma non si vede l'ora di riscendere in campo davanti alla nostra gente, in casa abbiamo fatto grandissime cose, per cui
Siamo secondi in classifica, dobbiamo goderci questa classifica inaspettata ma meritata, e per cui dobbiamo andare in campo con la grinta, la voglia di combattere su ogni palla e di portare a casa tre punti che per noi insomma sarebbero molto importanti. Però è una partita che per vincere ci vuole la miglior regina delle sei partite vinte. Michele Favano, signor. Mister, a proposito di come gioca il Perugia, la sensazione è che possa essere addirittura più abbottonato rispetto a quanto è stato il Parma, almeno in quel primo tempo, dove hanno cercato di chiudere quelle che sono le nostre giocate migliori, soprattutto sulle corsie. Ti chiedo in che modo si può ovviare a questo tipo di difficoltà con Menezze che per esempio si sbraccia ma non riesce a ricevere. Abbiamo insistito molto sulle corsie esterne, magari pensando poco che si poteva andare diversamente anche per via un po' più centrale. Ma io penso che se le altre squadre quando affrontano la regina si mettono dietro ad aspettarci, abbiamo già fatto qualcosa di molto importante. Abbiamo già messo negli altri il timore di giocare contro di noi, per cui abbiamo già fatto un grande passo in avanti. Noi gli accorgimenti ce li abbiamo. Abbiamo tante alternative anche in panchina, per cui al di là degli altri che mi preoccupano poco, nel senso che li rispetto, ma io devo pensare alla mia squadra. Noi dobbiamo andare avanti con questa mentalità. Mi fa molto piacere le parole che ha detto il direttore della Ternana, Leone, che stimo molto, quando dice che la Regina è una delle squadre che gli è piaciuto di più per la sua identità di squadra. Ecco, noi dobbiamo cavalcare questo mantra, che è l'unica cosa che ci può portare lontano. Non possiamo aggrapparci a una, tre, quattro punte alle giocate di singoli. Noi dobbiamo giocare da squadra. Secondo me lo stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. Poi, insomma, io, come dicevo, non è che se dopo una vittoria o una sconfitta guardo la classifica, io devo guardare la mia squadra mi piace, mi è piaciuta anche nelle sconfitte. Dovevamo essere un po' più, soprattutto a Parma, un po' meno polli, ma piano piano insomma ci toglieremo qualche difetto che è normale che abbiamo. Stona dire che la regina sia Menez dipendente, però l'abbiamo visto a Parma, la partita più abulica che lui ha affrontato in questa stagione. Sei d'accordo? Ma non penso. Probabilmente a Parma dovevamo servirlo meglio. È stata una partita in generale con qualcuno al di sotto delle proprie possibilità, perché per la gara che abbiamo fatto, se tutti fossero stati al 100% l'avremmo vinta. Perché quando non vinci qualcosa che non è andato c'è, ma non darei una colpa a questo o quest'altro, se no se quando vinciamo diamo... No, ma quando vinciamo è normale che Menez è un giocatore importante sotto la lente di ingrandimento, perché quando si vince è merito di Menez, quando si perde è demerito di Menez. Io, questo è un gioco che a me non piace molto, io penso che... No, è ragionamento, ma è normale che sia così perché è un giocatore molto importante, ma io come dicevo prima, noi non possiamo essere aggrappati a un giocatore, noi siamo aggrappati penso a una filosofia, a un modo di giocare, al modo di cercare di comandare le partite. Poi ci sono anche gli avversari, in questo momento gli avversari ci studiano, ci tolgono qualcosa, ma come cerchiamo di fare noi per gli altri, per cui noi dobbiamo andare avanti su questa strada e poi insomma vedremo dove saremo arrivati. Sì, mister, è chiaro che se fossimo al cospetto di una squadra capace di recuperare ogni partita lo svantaggio, in maniera conseguenziale puoi vincere 3-4-0 in casa, chiudiamo il campionato qui, dateci la Serie A. Però c'è un però, cioè questo fatto di andare in svantaggio, è già la terza partita, non recuperare, ti preoccupa, cioè per il futuro si possa creare spirale di negatività, di ansia? No, non mi preoccupa, perché quando siamo andati in svantaggio a Terni e a Modena abbiamo creato tantissimo. È chiaro che Parma è poco giudicabile perché insomma sei andato sotto e poi hai preso un gol che non devi prendere, il 2-0 ci ha un po' tagliato le gambe e l'avrebbe tagliato a chiunque. Insomma, io sono di questo mestiere e so quello che succede in quei momenti, per cui no, non mi preoccupa assolutamente. Mi preoccupava se a Terni e a Modena non avessimo creato tutto quello che abbiamo creato dopo il gol preso, per cui andiamo avanti e insomma adesso pensiamo positivo, guardiamo tutto quello che di buono è stato fatto, siamo secondi in classifica, insomma continuiamo su questa strada.